Emanuele Fiano, ne ha facoltà. Mi permesso, devo parlare. La ringrazio, Presidente. Con l'avvio del dibattito di oggi sul complesso degli emendamenti presentati al testo unificato della legge elettorale, si scrive, secondo me, o meglio, è meglio dire, si apre una pagina. Questa pagina non è ancora completamente scritta e io mi auguro che l'attività parlamentare la migliori, una pagina che sicuramente segnerà la storia politica del nostro Paese nei prossimi anni. E con questa sensazione, con questa percezione dell'importanza del processo parlamentare che si sta aprendo, che noi, il Partito Democratico, si accinge a questa fase emendativa. Ovviamente abbiamo anche tutti negli occhi, nella mente, nella memoria le discussioni di questi giorni e anche di questa mattina nell'Aula, che hanno riguardato le modalità con cui si è arrivati al punto di quest'oggi, all'inizio della discussione sugli emendamenti presentati al testo di legge unificato. E pur tuttavia le discussioni che hanno preceduto questo momento non voglio che mi producano una deviazione dal discutere adesso, in questa fase in cui siamo, nell'Aula della Camera dei Deputati, nel Tempio della Democrazia, del contenuto di ciò che noi andiamo a discutere. Non perché sia meno importante la modalità con cui si arriva a prendere delle decisioni, a svolgere il proprio esercizio legislativo, ma perché non vorrei che la forma dei processi che stiamo mettendo in moto nascondesse il merito e il contenuto. La scrittura di una legge elettorale, la modificazione di una legge elettorale e infine la sua approvazione è infatti, secondo me, sempre l'esercizio di un dovere legislativo fondamentale che produce effetti decisivi per i diritti inalienabili dei cittadini, per il loro diritto di esercizio del voto, per le modalità con cui l'esercizio di questo diritto si produce e si traduce nella rappresentanza parlamentare. E per come poi questa rappresentanza parlamentare si traduce in un governo per il Paese. E dunque questa, fuori di dubbio, questa e ogni legge elettorale, sono le leggi che incardinano il nucleo fondante della democrazia, il nucleo che lega il diritto di voto di ogni singolo cittadino alla traduzione di quel voto in uno strumento per il governo del Paese. Questa che oggi iniziamo a discutere è la legge migliore del mondo? Ovviamente la risposta è già data in questa domanda retorica. Non esistono le leggi migliori del mondo. Esistono occasioni e configurazioni politiche che consentono di arrivare o meno ad obiettivi decisivi che diventano efficaci solo se si giunge ad una composizione di posizioni diverse. E questo è un punto delicato. Noi apparteniamo a quella parte che negli anni ha sempre voluto affermare il principio cardine che le regole per tutti si fanno insieme. Le regole per tutti si fanno coinvolgendo il maggior numero di forze politiche possibili. Dunque noi abbiamo da subito perseguito l'obiettivo chiaro del coinvolgimento di tutte le forze politiche, perché noi siamo gli stessi o comunque siamo eredi di quei partiti che quando in questo Parlamento fu approvata la legge che oggi chiamiamo del Porcellum e fu approvata coinvolgendo unicamente la maggioranza, noi protestammo a voce forte
perché sentivamo in quello una ferita della concezione della democrazia che noi abbiamo. Per questo oggi noi, che siamo in maggioranza, che siamo il più grande partito del Parlamento e il più grande partito di questo Paese, abbiamo cercato in tutti i modi un percorso di coinvolgimento di forze della maggioranza e di forze dell'opposizione. Noi vediamo nel percorso che si avvia oggi con l'esame del complesso degli emendamenti a questo testo unificato la partenza di un percorso decisivo di riforme per il Paese. Un percorso di riforme che può cambiare questo Paese, che può predisporre le condizioni per una svolta di questo Paese, per permettere a questo Paese di tornare a crescere e di curare le proprie profonde ferite sociali. Noi consideriamo la legge elettorale una parte di un insieme di riforme decisive per il Paese, alla quale noi vogliamo aggiungere la riforma del Senato della Repubblica e la riforma del Titolo V come tre elementi cardini di un disegno complessivo di rilancio del nostro Paese. È la legge elettorale, i suoi meccanismi che possono essere decisivi per dare al Paese governi stabili, maggioranze coese, un Parlamento in grado di dare risposte alle domande drammatiche che vengono ogni giorno di lavoro, di occupazione e di speranza. Io credo peraltro che gli avvenimenti di queste ore, di questi giorni in Parlamento e le ore complicate e difficili che abbiamo avuto di rapporto tra vari gruppi politici in Parlamento inducano ad una serietà, ad un senso di responsabilità nel vaglio di questa legge. Noi Partito Democratico, lo abbiamo già detto oggi partecipando al dibattito sui rilievi di incostituzionalità che sono stati presentati da altri gruppi politici, assegniamo alla sede del dibattito parlamentare su questa legge un'importanza decisiva. Il lavoro su questa legge non si è compiuto definitivamente nel testo unificato che abbiamo all'esame. È un lavoro che va ancora concluso. È un lavoro parlamentare che va ancora concluso. Non extraparlamentare come qualcuno in questi giorni ha detto per criticare il fatto che forze politiche abbiano deciso di collaborare pur appartenendo a alcuni alla maggioranza e altri all'opposizione, di collaborare per giungere ad un prodotto complessivo. Che cosa dice dunque la struttura di questa legge che ci apprestiamo a discutere in Parlamento e alla quale sono state fatte proposte di emendamento? Prevede una distribuzione dei seggi con metodo proporzionale, con l'assegnazione di un premio di maggioranza eventuale e limitato al primo o al secondo turno. Il computo dei seggi spettante a ciascuna lista, a ciascuna coalizione di lista, avviene su base nazionale, sulla base delle cifre elettorali conseguite da ciascuna forza politica nei collegi plurinominali in cui è diviso il territorio nazionale e dove in ciascuno di essi è in palio un numero di seggi variabile da 3 a 6. Come è noto, il numero totale dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascuna coalizione di lista è determinato a livello nazionale con il metodo del quoziente e una volta calcolato quanti seggi nel complesso spettano ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti nel complesso del territorio, i seggi vengono poi ridistribuiti sul territorio fra le circoscrizioni in fase di riallocazione degli stessi nei collegi plurinominali. Il testo prevede un riparto in due momenti: in prima battuta i seggi vengono redistribuiti fra le circoscrizioni, cioè le regioni, in seconda battuta essi vengono assegnati nei singoli collegi plurinominali. E questa è la struttura di base di assegnazione dei seggi nel testo unificato che discutiamo. Vi è un secondo capitolo di questioni che riguarda molti emendamenti presentati anche dal Partito Democratico e da tutte le altre forze politiche, gruppi politici,
che è il sistema delle soglie che contempla questo disegno di legge unificato. Ci sono soglie di sbarramento per l'accesso al riparto, che sono pari al 12% per le coalizioni, al 5% per le liste coalizzate, all'8% per le liste non coalizzate. Non sfugge a nessuno, certamente non sfugge a noi, che in questi numeri, che potrebbero essere aridi numeri, sta una parte della sostanza del dibattito sull'efficacia democratica di questa legge. La scelta di far accedere o meno al riparto dei seggi liste, partiti che si siano presentati per le elezioni politiche al Parlamento è una scelta che determina un profilo decisivo della legge. È una scelta che inerisce i caratteri della democrazia, di chi possa accedere al Parlamento, di quale sia il fattore di traduzione della volontà elettorale dell'elettore in seggi parlamentari. Vi è una questione che riguarda il rapporto tra questo testo che è stato adottato in commissione e la recente sentenza 1 della Corte Costituzionale, 1/2014 della Corte Costituzionale. Come è noto, quella sentenza ha affrontato il tema della sproporzione tra il premio di maggioranza assegnato alla lista o alla coalizione vincente e la mancanza di una soglia per l'accesso a quel premio di maggioranza. Cosicché, come dice la sentenza della Corte Costituzionale, un partito o una lista che conseguisse un risultato nella legge attualmente vigente, il cosiddetto Porcellum, o meglio vigente prima della sentenza, una lista che avesse conseguito un risultato anche relativo, ma il cui effetto fosse comunque quello di essere il primo partito o la prima lista e quindi vincente, avrebbe conseguito un premio di maggioranza per permettere di arrivare al 55% dei seggi alla Camera, di sproporzionato in maniera eccessiva rispetto al reale risultato proporzionale. Il testo unificato, e poi citerò gli emendamenti che noi vogliamo vengano approvati, prevede oggi che questo premio parta dalla soglia del 35% per giungere ad un premio massimo del 53%. Tra gli emendamenti presentati dal Partito Democratico c'è un innalzamento di quella soglia al 37%, un innalzamento che tende a rispondere proprio al principio di democrazia inscritto nel rilievo della Corte Costituzionale, e cioè l'accorciamento di quel premio in 15 punti, perché dal 37% si possa arrivare al massimo del 52% dei seggi parlamentari e quindi un'aggiunta di un premio di maggioranza di 15 punti. Ovviamente anche l'introduzione del secondo turno di ballottaggio, secondo noi, è un elemento caratteristico fondante del disegno di legge unificato, giacché nel secondo turno di ballottaggio, che ovviamente interviene ogni qualvolta partiti o liste non abbiano raggiunto la soglia di sbarramento che noi ci auguriamo il Parlamento voglia approvare nella misura del 37%, questo secondo turno di ballottaggio, questa seconda chiamata alle urne per i cittadini elettori, corrisponderà all'esercizio di un loro diritto di scelta diretta di chi sarà poi in possesso di una maggioranza assoluta dei seggi parlamentari. Quindi viene chiamato in ballo l'esercizio di voto diretto da parte degli elettori e la loro scelta diretta rappresenta, con l'introduzione del secondo turno di ballottaggio, un elemento decisivo caratterizzante della qualità di questo disegno di legge. Noi consideriamo, abbiamo considerato infine, questo è stato oggetto ed è oggetto di emendamenti, ma è stato oggetto anche di discussione all'interno della Commissione,
Noi abbiamo chiesto con un nostro emendamento una delega al governo per il ridisegno dei collegi plurinominali. Al contrario dell'ipotesi che è oggi allegata nel testo unificato che è giunto all'Aula della Camera e che prevede delle tabelle allegate di descrizione dei collegi e delle circoscrizioni, noi pensiamo che a ciò debba essere delegato il governo della Repubblica, come già accaduto, come è stato nella prassi per precedenti processi legislativi che hanno portato a leggi elettorali. Perché pensiamo che questo possa favorire una conclusione appropriata di questo ridisegno, delegando il governo che noi sosteniamo. Complessivamente noi consideriamo però questa fase parlamentare che si apre oggi decisiva per apportare modifiche migliorative al testo base. Abbiamo oggi, come si è visto, respinto con il nostro voto l'ipotesi di considerare questo disegno di legge incostituzionale. E lo abbiamo fatto anche perché siamo certi che il dibattito parlamentare in questa prima lettura della legge debba apportare delle migliorie decisive per il sistema delle soglie, decisive per il processo di definizione dei collegi, decisive per l'obiettivo della parità di genere e complessivamente per i meccanismi di funzionamento della legge. Perché lo facciamo? Perché abbiamo proposto ulteriori modifiche al testo di legge così come ci giunge qui nell'Aula della Camera? Lo facciamo con l'insieme degli emendamenti che sono stati proposti da singoli o da più deputati del Partito Democratico, perché noi abbiamo ascoltato le critiche che sono giunte a questo disegno, anche da parte di forze che non hanno partecipato al processo di elaborazione di questo disegno di legge. Ci sono dei profili di questo testo che noi vogliamo correggere. Vi è questo innalzamento richiesto da un nostro emendamento dal 35 al 37% della soglia di accesso al premio di maggioranza. Noi abbiamo percepito come forte l'esigenza, insieme anche altre forze, di abbassare la soglia di ingresso per le liste coalizzate e quindi proporremo con un emendamento un abbassamento dal 5 al 4,5%. Abbiamo, come già detto, proposto una delega al governo per la riscrittura dei collegi plurinominali e delle circoscrizioni. Abbiamo affrontato in diversi emendamenti che portano firme trasversali di colleghe e di colleghi di vari gruppi la questione della parità di genere che noi consideriamo decisiva per la qualità della legge elettorale, battaglia che consideriamo decisiva, che è già stata ricordata in quest'Aula da un intervento del collega Richetti del Partito Democratico. Abbiamo anche presentato emendamenti che riguardano questioni tecniche come la modalità di espressione del voto nella scheda o la sostituzione di candidati in caso di rinuncia per rispettare appunto la questione delle quote di genere. Vi sono poi argomenti sui quali anche sono presenti emendamenti di esponenti del gruppo del partito, di colleghi onorevoli deputati del Partito Democratico, che riguardano la limitazione del numero di candidature multiple, ci sono varie opzioni e probabilmente in quest'Aula sicuramente discuteremo anche di un emendamento che non è del Partito Democratico, è un emendamento che prevede una norma che salvi le liste a particolare radicamento territoriale che siano state presentate in almeno 3 e non più di 7 regioni nelle quali vi sia una popolazione di almeno il 20% della popolazione nazionale e nel quale queste liste abbiano conseguito perlomeno l'8% di media.
complessivamente, nonostante le vicende di queste ultime ore, le critiche che sono state portate al Presidente della Commissione da alcuni gruppi per lo svolgimento del voto in cui è stato mandato il relatore, nonostante, io vorrei ricordarlo perché si ricorda solo la votazione di ieri mattina, ma nonostante la sera e la notte precedente sia stato impedito ai commissari della Commissione Affari Costituzionali di svolgere la propria commissione nella quale avremmo iniziato l'esame degli emendamenti presentati dai colleghi al disegno di legge, nonostante questo noi diamo un'importanza decisiva e centrale al dibattito che si apre in quest'Aula. È evidente a tutti che vi sono margini di miglioramento, è evidente a tutti che noi dobbiamo offrire al Paese un quadro di democrazia compiuta nella struttura di questa legge, che permetta la rappresentanza più democratica possibile dell'espressione di voto dei cittadini, che garantisca l'assetto che questo disegno di legge si ripromette, un disegno di alternanza, un disegno bipolare e maggioritario. Vi sono state in questa fase di discussione, sia parlamentare in commissione che nel dibattito pubblico, questioni che sono sorte anche circa la modalità dell'espressione di voto, che nel disegno di legge che qui stiamo esaminando è affidata a collegi plurinominali nei quali vengano assegnate al primo turno con sistema proporzionale, vengano assegnati con primo turno con sistema proporzionale i seggi, e sono sorte nel dibattito pubblico molte proposte diverse tra chi preferirebbe un ritorno al sistema delle preferenze e chi, come peraltro il Partito Democratico nella sua proposta storica, preferirebbe collegi uninominali con doppio turno, e tra chi addirittura riproporrebbe sistemi che in parte sono stati censurati dalla Corte. È evidente che questo disegno di legge è il frutto di una mediazione politica che porta in sé un cambiamento radicale dall'attuale sistema di legge elettorale, che è quello che ha eletto questo Parlamento. È evidente a noi con chiarezza, nonostante le critiche che abbiamo sentito nelle settimane scorse, che la Corte Costituzionale in modo palese ha assegnato al legislatore il compito inalienabile di offrire al Paese un nuovo sistema di legge dopo che la Corte ha cancellato gli aspetti che considerava incostituzionali del disegno di legge Calderoli-Porcellum, e che quindi stava a noi il compito di comporre le opinioni politiche esistenti per arrivare ad un risultato di cambiamento e che avesse come obiettivo riconosciuto di valore dalla Corte l'obiettivo della governabilità del Paese. Per questo è importante, Presidente, che noi assegniamo a questa legge elettorale il valore fondamentale che ha, non solo per se stessa, ma inserita in quell'insieme di riforme che noi vogliamo avviare, perché riteniamo che la politica debba una risposta a questa fase che si traduce in un cambiamento, in un miglioramento dell'efficienza di funzionamento della democrazia. Miglioramento dell'efficienza che significa stabilità, governabilità, che significa secondo noi un sistema con una sola Camera legislativa, che significa secondo noi cambiare quegli aspetti della modifica del titolo quinto e quindi del rapporto tra le deleghe alle regioni e le deleghe allo Stato, che non ha funzionato in questi anni, anche con una modifica che riguardi il funzionamento dei consigli regionali. Solo così e non con l'antipolitica e non con la protesta fine a se stesso e non con l'idea che forse con qualche azione violenta si possano accorciare i tempi della politica, ma solo riformando profondamente il funzionamento della democrazia senza calpestare il messaggio che ci viene dalla Carta Costituzionale, solo così noi possiamo ripartire. Ed è per questo che da oggi noi ci impegniamo perché il processo emendativo di questo testo
di legge unificato sia effettivo e porti ad una legge buona per il Paese. Grazie onorevole Fiano. È iscritto a parlare il deputato San Nicandro, prego, ne ha facoltà. Ricordo che per lo svolgimento di ciascun intervento sul complesso degli emendamenti relativi a progetti di legge in materia elettorale la durata massima è pari a 40 minuti, onorevole San Nicandro, quindi ai sensi dell'articolo 85,2 del regolamento. Troppo generosa, Presidente, questa sera. Egregi colleghi, e innanzitutto egregia Presidente, va innanzitutto denunziato il metodo con cui si sta procedendo al varo di una nuova legge truffa, di una vera legge truffa. Va denunziato il metodo violento con cui si sta procedendo. Gli italiani devono sapere che questo disegno di legge, questa proposta